Bello, molto bello questo disco. Ringrazio ovviamente il nostro regista che è qua, Ligio, sempre al suo dovere. Molto bello, complimenti. La prossima volta questo disco lo diamo al gatto, però mi raccomando, no, non lo tenga lì perché è imbarazzante, molto imbarazzante. Ma parliamo di cose serie invece. Grazie ancora per bellissima musica, complimenti, veramente vivissimi. Ma parliamo di cose serie perché grazie a lui, al sommo, all'innumerabile, immarcescibile, inderogabile Davide Pigliacelli, riusciamo sempre a avere degli amici, degli ospiti, ma soprattutto amici nella nostro appuntamento con il doppiaggio. E questa volta è toccato, ahimè, mi spiace anche un po' per lui, ma adesso vediamo se anche lui la pensa così, però spero di no, insomma, all'amico, diciamo così, ecco, Gabriele Lopez, pronto? Ciao, ciao, buongiorno, ciao. Ciao, ciao, tutto bene, tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Dimmi una cosa, quante interviste hai fatto nella tua carriera? Così, buttata lì, tantissime, milioni. Così, buttata lì. Milioni, miliardi, quante ne hai fatte? Una marea. Ecco, quanti hanno iniziato con questo approccio molto pirlesco? Dimmi. Beh, diciamo, questo non te lo saprei dire. No, per dove pensarci. No, troppo. Vabbè, va, ti spiego, è motivo di vanto il mio, hai capito? Certo, ecco. Giustamente. Adesso però fa piacere, no. Ma dai, è energetico. Sono contento, pensavo che dicevi scusa, mi stanno chiamando, devo andare, pensavo che dicevi così adesso. No. Aspetta, ho un'altra chiamata. Ho una chiamata però sotto. La tipica frase. Bene, come hai capito, i presupposti sono buoni per questa intervista, quindi partiamo subito bene. Partirei ovviamente dall'inizio, perché insomma tu hai una carriera incredibile come doppiatore e come anche artista musicale, perché poi più tardi scopriremo che sei anche un bravissimo musicista, figlio d'arte, ovviamente, quindi sei figlio di, però io come sempre chiedo a te e a tutti i tuoi colleghi come avete iniziato, cioè qual è stato il là che ti ha detto ma sì, adesso faccio il doppiatore, qual è stato il primo approccio col microfono? Guarda, allora io da bambino ho sempre avuto una predisposizione sia per la musica che per la recitazione, e un po' giustamente per indotto familiare, un po' per una predisposizione innata, suppongo, e quindi è una cosa che faccio da sempre. Ho iniziato a suonare da piccolo, insomma seguivo mia nonna e suonava il pianoforte, io la imitavo, diciamo imitavo le note che facevo sul pianoforte, e così ho imparato. Stessa cosa dicasi per la recitazione, sono assistito a tanti spettacoli a teatro, a tanti sketch in famiglia, diciamo così, e piano piano già da piccolo recitavo, sai, nelle varie classiche cose, alle elementari, insomma, eccetera. Poi da lì ovviamente questa cosa è andata avanti, ho cominciato a fare teatro al liceo, nel laboratorio della mia scuola, il liceo Tasso, e poi da lì tanti spettacoli, tante cose, e ho fatto anche qualche piccola apparizione televisiva, insomma, in qualcuno di questi sceneggiati come facevano all'epoca. Dopodiché ecco, mi sono avvicinato al doppiaggio mentre andavo all'università, perché comunque era un mestiere che mi affascinava, soprattutto perché io ho sempre fatto l'attore, anche dopo averlo studiato, no, al teatro, eccetera, eccetera, però con la consapevolezza che mi piaceva di più l'aspetto, diciamo, del dietro le quinte, no? Di stare dietro al microfono piuttosto che davanti alla telecamera. Ho sempre avuto questa cosa, mentre nella musica sono sempre stato io il frontman, come si dice, no? Anche nei vari gruppi che avevo, eccetera, eccetera. Mentre invece dal punto di vista della recitazione, non so perché, però ho sempre avuto quest'idea che no? Che con la voce fosse più affascinante. Bravo, no, hai detto una cosa dare vita a delle cose particolari, mentre bravo. Invece mi sentivo sempre nudo davanti alla telecamera, non a mio agio. Ma hai detto, mentre mi sento a mio agio davanti ai schermi o a un pubblico, quando faccio la mia musica, per quanto sia totalmente diverso, ti metti a nudo, invece recitando mi diverto ad essere qualcun altro, ma mi piace farlo dietro al microfono. E da lì piano piano ho scelto e ho cominciato. Di là è andata, è un'escalation praticamente, ma hai detto una cosa giusta, hai detto affascinante, perché ovviamente non è facile, non è per niente facile, però è affascinante, giusto? Che stai lì nell'ombra. A me proprio piaceva il discorso, lo trovavo magico, no? Che ci fosse questa alchimia per cui a un certo punto tu senti delle voci, ti innamori, ti appassioni, ti piangi, ridi, eccetera. E noi lo facciamo nella nostra lingua, insomma, però abbiamo ancora una bella scuola. Eh sì, anche perché insomma le difficoltà, i tempi diversi, insomma, certo.
ma anche perché vuoi mettere, vedere la tua voce sulla faccia di Justin Timberlake, scusa, vuoi mettere questa ad esempio? Sì, beh, peraltro poi io l'ho fatto solo in due film, The Social Network, però, sì, esatto. Però è che effettivamente quel personaggio in particolare era evidentemente, insomma, era eri il carattere, eri era, tu. Era giusto. Eri tu, diciamolo chiaramente. Diciamolo chiaro, non l'ho mica citato a caso, scusa, perché sembra che, ma io ho studiato, scusa. Eh beh, certo. Anzi, come dico io, in questi casi ho fatto un po' di stalking, ti ho stalkerato un pochettino prima dell'intervista. No, sto scherzando, può essere pericoloso, sto scherzando, assolutamente. Senti, Gabriele, restiamo un attimo qua, mettiamo un disco e poi ci chiacchieremo ancora un attimo assieme e ci racconti un po' di cose, che ho ancora un po' di cose da chiedere. Stiamo chiacchierando con Gabriele Lopez qua in diretta su Web Radio Network. Io ti ringrazio ancora di essere qua e di non aver ancora attaccato il telefono e buttato via la scheda. Ma grazie a te, ci mancherà, fa piacere. No, di solito sai, succede, dopo i primi 5 minuti buttano via la scheda del telefono per non farsi più trovare, di solito. No, non è vero. Comprano un telefono usa e getta. Bravo, esatto, per non farsi più trovare, esatto. Anzi mi dicono, ma questo è il tuo numero? Sì, benissimo, così lo blocco. Di solito la frase, esatto, la frase è questa di solito. Stavamo chiacchierando durante il disco con Gabriele su cose importanti, quindi sulla fisica quantistica e sull'uso degli insetti nel XXI secolo, cose fondamentali mi sembra, tra l'altro. Certo. Tra una notizia e l'altra sul bosone di Higgs, ti stavo anche accennando appunto al fatto che hai una carriera appunto di doppiatore smodata, sconfinata praticamente, e tu mi accennavi al fatto che hai fatto molte serie TV. Infatti stavo proprio leggendo a memoria qui, anzi lo dico meglio, leggo da scheda, come si dice, che in effetti, insomma, hai una carriera di doppiatore di serie TV, insomma, veramente incredibile, e direi che l'80% le ho viste tutte, quindi siamo proprio a posto. E immagino che, insomma, anche prima nel fuori onda mi citavi una serie tra tutte, ovviamente Big Bang Theory mi stavi citando. Sì, beh, certo, diciamo che è la più nota a tutti, sia per il fatto che è stata estremamente lunga per essere una sitcom, no? In 12 anni. Sì. E poi perché la mandano costantemente su vari canali, insomma, quindi chiaramente è molto seguita, e quindi è anche più facile riconoscere, no? I personaggi, sì, e sì, le voci, sì, sì, perché comunque. Sì, no, è vero. Passano ogni giorno. Come dico io, fate poi parte della famiglia, perché ci abituiamo ad avervi con noi a cena, a pranzo, a colazione, dipende quando va la puntata, o la sera, la notte, praticamente, quando facciamo le maratone. Esatto, è vero. Esatto, quando facciamo le maratone, noi che siamo, io soprattutto, metto in prima persona, perché io sono amante delle serie TV, quindi io ne fagocito 7-8 a settimana, praticamente. Quando è possibile, uno si fa le chiuse, come si dice. Esatto, bravo, esatto, esattamente. Però vedo anche tipo che hai partecipato a Fringe, a Taken, insomma, Buffy, insomma, tutte serie, insomma. Beh, sì, quelle sono poi di qualche anno fa, ma insomma, ultimamente poi un'altra serie molto bella per gli amanti, insomma, dei comics, Gotham, dove ho interpretato il ruolo del pinguino, e anche una molto bella. E poi ultimamente proprio è uscita su Netflix una serie sul paranormale molto bella, si chiama Dion, dove sono i protagonisti anche lì, insomma. Ti piacciono le serie? Diciamo che si prosegue. Ti piacciono le serie un po' così, un po', come si dice, un po' cupe, un po' con queste, vero? Beh, sì, diciamo che sì, non è un genere che sostanzialmente mi piace abbastanza. Poi spazio, ultimamente devo dire, viste tante. Sì. Ho visto DOA, ho visto Island, insomma, me ne sto... ne stai fagocitando anche tu un po', ho capito, sì, benissimo, molto sì, bene, molto sì, bene. Sì, ecco, sì, ma però, una curiosità, scusami, su appunto che appunto hai citato tu Gotham, te l'avrei citato prima, hai citato tu. Sì. Ecco, ma quando doppiavi Oswald Cobblepot, ecco, camminavi come lui in strada di doppiaggio oppure... Certo. Andavo super, infatti sono rimasto così, sono rimasto claudicante. Fermo quando... così, con l'ombrello come pinguino. Sì, mi piace, esatto. Mi piace esatto. Molto. È un'immagine bellissima, perché giustamente uno ti immagina esattamente come lui, bassino, hai capito, un po' più basso così. È una bella immagine. Certo. Se te raccontassi.
Beh, noi qualche settimana fa, qualche mese fa, anzi, abbiamo avuto l'onore di parlare anche con Gordon, con Jim Gordon, e quindi è un piacere avere anche Pinguino adesso. Bravo, è un piacere avere anche Pinguino adesso, ovviamente. Potevamo non avere Pinguino, scusa, che capita. E poi, che siete amici, tu e Gordon, quindi è chiaro che... Assolutamente sì, ecco. Ci conosciamo da 20 anni. Oh, vedi? No. Ma non soltanto come con Gianfranco, anche con James Gordon siete molto amici, diciamo. Certo, c'è una dicotomia. Bravo, bravo. Totale. Esatto, esattamente. E poi, citando ancora un attimo il mondo del doppiaggio, eccetera, hai fatto anche direzione del doppiaggio di alcuni film, alcune anche importanti, insomma. Lì come ti sei trovato, diciamo, a dover dirigere i tuoi colleghi? Perché sicuramente cambia tutto, cambia lo scenario. Beh, quindi... è un'altra... sì, io in realtà il direttore lo faccio da poco, diciamo da 4-5 anni. Negli ultimi due, sì, c'è stato un aumento un po' di questo aspetto, diciamo, della mia carriera, però del mio lavoro. Sì, è sicuramente una cosa completamente diversa, è un altro tipo di lavoro. Un lavoro più di responsabilità, di attenzione, di studio, perché poi insomma, per farlo bene devi studiare molto. Anche da casa, insomma, devi fare tutto un lavoro preliminare da casa. Bisogna oggi come oggi conoscere molto bene la lingua inglese, insomma, possibilmente almeno la lingua inglese, ecco, semplicemente anche solo per leggere tutte le varie indicazioni che mandano. Adesso, sai, le nuove piattaforme mandano tutta una serie di documentazione che tu poi devi comunque studiare per avere un quadro più chiaro e delle indicazioni che vengono poi date anche di massima sui prodotti in generale, poi nello specifico magari anche su alcuni personaggi, eccetera. Certo. Quindi sì, è un lavoro molto bello, è diverso. Poi per quanto riguarda proprio il lavoro in sala, sì, sicuramente a me appassiona, perché comunque è bello lavorare con i colleghi e dirigerli. Io poi tendo ad essere, insomma, una persona abbastanza empatica, quindi comunque mi piace, no, avendo fatto, cioè, comunque tanto l'attore al leggio, facendolo ancora, insomma, chiaramente poi mi medesimo molto, no, nella condizione psicofisica dell'attore doppiatore che sta lì e deve interpretare un ruolo. Quindi non ho mai amato, insomma, le persone fredde, oppure che, no, che non fanno niente per metterti a tuo agio. Quindi ecco, io cerco sempre di creare un'atmosfera, diciamo, serena, in modo tale che poi il lavoro venga al meglio, perché certo, secondo me poi si recita bene quando si, come tutto, poi in realtà tutte le cose, secondo me, in tutti i mestieri è così, cioè se sei rilassato, se sei tranquillo emotivamente, poi lavori meglio, no? Assolutamente. E quindi questa è un po' la mia filosofia di vita lavorativa, ecco. Ma è giusto, però, assolutamente. Per il resto, ecco, no, sì, è sicuramente appassionante ancora. Sicuramente sono agli inizi, tra virgolette, in questa nuova, un nuovo capitolo, diciamo così, della mia carriera, ma sicuramente, ecco, mi appassiona e ne sono molto contento. Sono anche felice che mi abbiano offerto questa opportunità, che non è obiettivamente una cosa che fanno tutti, quindi ecco, mi fa molto piacere. No, assolutamente, perché noi, come abbiamo sempre detto, siamo abituati, tra virgolette, a parlare del doppiatore. Ah, c'è il doppio, c'è quella voce lì, ok, ma dietro c'è tutto un indotto di persone che comunque, insomma, lavorano e aiutano e servono ovviamente. Beh, sì, alla causa, c'è quindi una catena insomma di figure professionali immensa, perché poi c'è il fonico di sala, fonico di mix, c'è l'assistente, c'è il direttore, c'è il dialoghista, c'è tanta roba ci sta dietro. Esatto. Cioè, non è, ma quando anche ogni tanto si leggono delle critiche, delle cose, quello che mi verrebbe da dire sempre a chi poi scrive, eccetera, eccetera, è che però in genere si dà sempre la colpa, così un po' facilmente, no? In maniera un po' sempliciotta, al doppiatore o alla voce in questione, no? Ma cosa ha fatto su questo? Sì. Ricordiamoci, però, non è che esiste solo quell'attore che ha fatto quello, ma dietro ci sta tutta un'altra serie di figure professionali che ha fatto quel lavoro. Quindi, insomma, ecco, pensarci magari un attimino prima, dire, dice, esatto. Sarebbe, no, che poi è assolutamente legittimo, no, che ci sia
che ci siano le critiche, come, oh, certo, così come, certo, ci siano gli elogi. Il nostro lavoro è per forza di cose, essendo un lavoro artistico, comunque è sottoposto a critiche continue, è normale, insomma, certo, sei esposto e quindi sei scoperto, ecco, assolutamente, no? Assolutamente. È liberissimo chiunque, no, di dire ciò che pensa, però ecco, ricordiamoci che appunto non è sempre detto che quel poveraccio di attore doppiatore che ha doppiato quel personaggio che a te non è piaciuto sia l'unico, diciamo, ad avere le colpe, la responsabilità, esatto, la colpa, esatto, o quello che vogliamo, esatto, non è detto, insomma, no, a volte ci si trova in sala a recitare su un copione che magari non è fatto bene, ma oppure insomma tante cose, certo, tante, certo, cose. Peccato che c'è il fonico peccato, adesso ti spiego perché è peccato, c'è il fonico in sala, perché nel caso tu potresti iniziare il tuo doppiaggio dicendo lo faccio ma non è colpa mia, però non si può perché poi lo tagliano e quindi non si può fare non si può fare, non funziona, ci ho provato, non funziona no, però insomma al di là di tutto, sì, ecco, sto scherzando, sì, cioè, per tornare a bomba, sì, è un lavoro comunque che è fatto da tante figure professionali che contribuiscono tutte allo stesso livello alla finalizzazione di un prodotto e quindi alla sua poi efficacia o meno. Assolutamente, assolutamente sì, di altissima qualità, tra l'altro. Molto velocemente, perché vi siamo andati un po' più lunghi in questo, sì, però va bene così, perché volevo citare così a spot, poi velocemente anche qualche cartone animato, perché ne hai fatti tantissimi. Io ho visto che hai dato anche la voce a un personaggio di Vampirina che io conosco molto bene come cartone animato. Sì, sì. Immagino. Esatto, conosco molto bene. Perché ha figli sui 3-4 anni. Bravo, esatto, esattamente, però poi ho visto delle cose belle, ho visto tipo, vabbè, Simpson, Futurama, benissimo, però poi io vorrei andare un pochettino più indietro, perché ho visto che tu mi hai fatto anche le voci, che ne so io, ad esempio, di Gundam, di UFO Robot, hai partecipato a Holly e Benji. È vero, mamma mia, è vero, beh, nel Paleolitico. Sì. Esatto. Beh, sì, che poi erano comunque dei ridoppiaggi per le edizioni deluxe, credo, dei, sì, cioè quegli episodi inediti, insomma, che, sì, hanno, sì, doppiato, no? E quindi sì, partecipai anche a quello. Sì. Per me fu un'emozione all'epoca, perché io sono appassionato, ovviamente. Esatto, cioè, poi c'è quella cosa, dici, mannaggia, che mi tocca fare, che tu magari lo guardavi da spettatore e poi ti trovi, certo, dall'altra parte, quindi è un'emozione anche dire, caspita, devo fare bella figura anche. Assolutamente, per pensare, ho partecipato anche alla MU, sì? delle riedizioni che hanno fatto nei tipi. Sì, ma guarda, ti dico una cosa, in 20 minuti condensare tutto ciò che hai fatto, secondo me non è non è umanamente possibile, te lo no, dico. No, assolutamente no. Esatto, quindi magari ci risentiamo, ecco, facciamo così almeno abbiamo più tempo, anche perché volevo lasciare anche un po' di spazio prima, adesso che mettiamo ancora un brano, poi dopo lascio l'ultimo spazio anche a cosa fai adesso, perché tra l'altro, come ho detto all'inizio dell'intervista, doppiatore, attore, tutto bello, ho detto ma mi sei anche cantante, musicista e cantautore, quindi sì. mettiamo un disco e facciamo mancare nulla. Ma no, infatti, che te lo dico a fa, mettiamo un disco e poi torniamo subito con Gabriele Lopez. Mi spiace tanto, perché il tempo è sempre, sì, talmente poco, Gabriele, sì, specialmente con te e con tutti i tuoi colleghi, che ci sarebbero chili, non milioni, chili, perché vanno a chili le cose da dire su questo argomento. A me dispiace sempre tanto, perché dobbiamo sempre decidere cosa, come, quando e cosa dire, anche se ci sono veramente tantissime cose, quindi mi riprometto, se tu hai piacere, insomma, di riospitarti magari più avanti, così ce la raccontiamo ancora un po' in maniera un po' più tranquilla, diciamo così. Certo. Perché sono, certo, assolutamente sì. Ci sono chi poi, insomma, voglio dire, tu avrai aneddoti, follie e cose strane da raccontarci proprio a quantità, quindi tienitele lì. Esatto, tienitele lì, così ce le racconti la prossima volta. Perché... No, non finiscono mai. Esatto, quelli, esatto, secondo me. Esatto, come li chiamo io, i aneddoti, come li chiamo io. Sì, più passa il tempo, poi più ce ne sono. Eh beh, certo. Sì. Dovresti scrivere un libro a questo punto. Sì, ci manca solo quello. Eh beh, scusa, mi hai fatto l'attore, il doppiatore, il direttore del doppiaggio. Sì, magari adesso quando diventerò un po' più biliardo, sì, magari passando più tempo a casa, dai. Potrei anche decidere di scrivere, dai, un libro, perché no? Dai, ci conto, e ovviamente voglio una percentuale, perché l'idea è mia, te lo dico già in partenza, così. Certo, bene. Però abbiamo detto attore, doppiatore, direttore del doppiaggio, futuro scrittore, e però mi sei anche cantautore.
giusto? Sì, esatto. Ecco perché all'inizio hai detto, insomma, che hai sempre cantato anche con, appunto, la nonna pianista, e tu strimpellavi, e quindi ti sei lanciato anche in questa avventura, che tra l'altro ha lanciato bene, perché voglio dire, ho ascoltato, e complimenti, scusa, grazie. Cioè, insomma, grazie, dire. Sì, beh, anche quest'altra parte, diciamo così, della mia vita, della mia carriera, è sicuramente qualcosa a cui tengo molto e che ho portato avanti negli anni, sempre trovando il modo poi di pubblicare, insomma, ho trovato sempre anche, devo dire, insomma, qualcuno che ci ha creduto, e negli anni comunque che anche lì si è aperto un piccolo, si è ritagliato, insomma, un piccolo orticello in cui poi, diciamo così, una piccola nicchia in cui sono riuscito a inserirmi, no, nell'ambito della musica indie pop, così, e ho un discreto pubblico che mi segue ormai ai concerti, quindi ecco, comunque sicuramente, ecco, sono riuscito a portare avanti anche questa passione che però poi ho cercato sempre di tramutare, insomma, in qualcosa di più strutturato e di più lavorativo anche in questo, certo, senso. Certo, chiama la passione, sei bravissimo, chiama la passione, scusa. Beh, no, nel senso passione, sì, sì, no, certo. Perché comunque è qualcosa che ti muove, insomma, certo, da sempre, no? E che ognuno ha qualcosa, insomma, no? In cui veramente crede e che vuole portare avanti. Certo, certo. Senti, ma dove si può ascoltare i tuoi brani, il tuo album? Dove si può acquistare eventualmente? Allora, questo che è uscito da poco, a marzo, si intitola Linee, e lo puoi trovare dappertutto, su Spotify, su YouTube, Amazon, se uno vuole addirittura, insomma, in copia fisica, ma insomma tutti i digital store esistenti, no, giusto, giusto. Vigenti. Giusto, però mi piace. Sì, sia in streaming che in download digitale, insomma, un po' dappertutto, iTunes, esatto. Non hanno ancora chiuso, perché mi pare di aver letto un articolo in cui non lo so, non diceva che iTunes avrebbe chiuso a breve. Non lo so, non ho seguito la cosa, però insomma speriamo di no. Però sì, sicuramente lo trovate dappertutto, ecco. In ogni dove, quindi basterà digitare il mio nome e cognome, mi googolate, esatto, esatto. Oppure andate su una di queste piattaforme, insomma, esatto, esattamente, tutto. Quindi non avete scuse, potete tranquillamente andarlo a ascoltare, lo trovate in ogni dove, come si dice, in tutti i fiumi e tutti i laghi, facendo un'altra parafrasi, sì, praticamente. Ma la cosa bella che vorrei soffermarmi è sul fatto che lo potete ascoltare gratuitamente, a quel punto dice, sai che c'è, mo compro, che ci sta anche bene, voglio dire, come idea. Quindi no, certo, mi raccomando, fatelo, su dunque, come diciamo noi, non duplicate, ma andate a comprare, come si diceva una volta. Noi, Gabriele, ti salutiamo, io ti saluto, il tempo è mille, è un piacere. Grazie. Grazie. Però prima di andare via, noi ci ascoltiamo il tuo singolo che si chiama Aspettami. Che facciamo qua? Scusa, ne parliamo e non lo facciamo sentire. E che cavolo. scusa. Quindi io ti ringrazio tantissimo, ringraziamo anche Davide Pigliacelli che ha permesso tutto ciò, che è sempre, insomma, certo, lo salutiamo. Disponibilissimo, gentilissimo, grazie, che ci permette, assolutamente. Grazie Davide, grazie a te Gabriele, noi ci salutiamo e ci ascoltiamo Aspettami di Gabriele Lopez. Ciao. Un giorno qualunque, in un posto qualunque, due anime si trovano. Ti vedo in ogni cosa, sei la mia croce, la mia gioia, il dubbio e la certezza. Tutto ciò che voglio è abbandonarmi al mio destino. Sei il mio sogno lucido, l'essenza, l'idea. Sei il mio riflesso in uno specchio d'acqua limpida. Ti amo per sempre. Io ti sento nelle mani, nelle voci di chi grida, negli abbracci imprigionati di chi ama e non si piega. Io ti sento nei discorsi di chi aspetta un'altra vita, perché la sua strada è sabbia in un deserto senza uscita. Ma io mi drogo di gente, fa bene alla mente. Tu aspetta. Ho cercato l'illusione che l'immensità del mondo fosse dentro una canzone. Non ci sei.
ti sento nelle storie che a un bambino raccontiamo. Io ti sento ancora quando stringo forte la sua mano.